Noi siamo contenti di questa giornata perché siamo abituati a fare i fatti. Come sapete, nella politica, nelle istituzioni c'è sempre un grande vociare, spesso insomma molto superficiale. Noi invece ci mettiamo lì, lavoriamo. Chiaramente il lavoro richiede tempo, richiede risorse, richiede a volte il superamento di certi ostacoli. Qui sapete che anche in termini di scavi archeologici è venuto fuori tanto della storia di questa città, però siamo contenti perché poi arriviamo alla fine, restituiamo ai cittadini, specie ai più giovani, alle imprese culturali, degli spazi importanti, spazi che non tante città, specie del mezzogiorno d'Italia, possono vantare. Peraltro in un progetto composito, perché come sapete qui stiamo allocando il nostro distretto dell'innovazione con il progetto Calliope e tutto quello che stiamo facendo con la programmazione Horizon. Stiamo già intervenendo sul teatro, che è un teatro da quasi 500 posti, quindi duplicheremo la disponibilità e la capacità programmatoria del Teatro Comunale Fusco con questo piazzale che si presta a tantissime iniziative e a tanta socializzazione in una città che, come ricordavo prima ad alcuni colleghi dei media, ha bisogno di questi momenti e di questa bellezza per rimarginare le proprie ferite. Ecco, se forse anche in politica e nelle istituzioni si facesse meno vociare, si badasse un po' di più al sud, avremmo sicuramente più opportunità di arrivare a queste giornate. Comunque, insomma, questo è un anno importante, un anno di tanti tagli di nastri, di tanti risultati per la città, e noi siamo soddisfatti perché sono quei momenti in cui veniamo ripagati di tanto sacrificio. Grazie. Questa è una piazza pubblica, quindi Bach, Parco della Musica, sarà una piazza aperta a tutta la città che oggi con grande orgoglio ed emozione abbiamo restituito alla città di Taranto. Più tardi, durante la conferenza stampa, annunceremo comunque un programma che si chiamerà Open Bach 2024. Tramite un avviso pubblico il Comune di Taranto metterà a disposizione per rassegne teatrali, musicali e letterarie un palco e delle sedie all'interno dei Bach per fare una programmazione estiva. Quindi questa è una delle cose che annunceremo durante la conferenza stampa. E oggi c'è un bel sole, una bellissima giornata, si respira un'energia profonda, e anche la giornata internazionale delle donne, e per questo motivo abbiamo previsto degli stand di informazione con Alzaia, con l'ASL, il Dipartimento di Prevenzione, e c'è lo stand della Biblioteca Clavio che spiegherà tutti i servizi che partiranno con Clavio Kids e tutti i servizi sul weekend, l'apertura prolungata della biblioteca. Quindi aspettiamo la cittadinanza nei giorni a venire e godiamoci questa bellissima giornata. Grazie.